Bene, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Buonasera a quelli che si stanno collegando dal remoto, buonasera a quelli che verranno, che vedranno in differita. Grazie a tutti, grazie ad Emma, grazie all'anonimo siracusano. E partiamo con una conversazione che cerca di spiegare come Firenze abbia sempre delle sorprese, ma in realtà queste sorprese, a saper leggere la città, sono sorprese annunciate. Dove andiamo? Andiamo in Piazza dell'Unità Italiana, che voi conoscete tutti perché è una piazza più che centrale, è una piazza di snodo. Da lì adesso parte una linea del tram, c'è il Grand Hotel Baglioni, c'è quel buco nero del Majestic del quale si parlerà, c'è il Palazzo dei Cerretani, l'ex Palazzo delle Ferrovie. Questa piazza è una piazza dalla quale tutti noi passiamo, ma non ci fermiamo mai a considerarla, eppure ha una storia importantissima. Intanto, una volta questa piazza, e per una volta intendo davvero undicesimo, dodicesimo secolo, questa piazza si chiamava Piazza di Santa Maria fra le Vigne, Sancta Maria Intervineas. Perché? Perché qui eravamo fuori dalle mura e in questa zona c'erano campi, frutteti, un polmone verdissimo di Firenze che andava, grazie a Via del Melarancio, che voi vedete in quell'angolo là, grazie a Via del Melarancio, un polmone verdissimo, il paradiso dei Gaddi, dalla famiglia Gaddi, quella famosa dei pittori, questo polmone verdissimo si stendeva da Piazza di Madonna degli Aldobrandini fino all'Arno. E qui che cosa c'erano? Qui c'erano vigne, frutteti. Se ci pensate bene, Via della Vigna Vecchia non è lontana da qui, ma la Vigna Vecchia non è la vigna di Santa Maria fra le Vigne, perché la Vigna Vecchia è la vigna dei monaci di San Pancrazio, mentre qui siamo in Santa Maria fra le Vigne e le vigne erano le vigne dei possedimenti dei Tornaquinci. Questa piazza di Santa Maria fra le Vigne era quindi un'apertura, una radura, diciamo così, in mezzo a coltivazioni. E perché si chiamava così? Perché laddove ora c'è la sagrestia di Santa Maria Novella c'era un oratorio, una chiesina piccina picciò che si chiamava Santa Maria fra le Vigne. Era fuori da qualunque dimensione centrale, era fuori dalle mura ed era una espressione, una ennesima espressione della fede in Maria del popolo fiorentino. Questa piazza di Santa Maria tra le Vigne diventa importante perché il capitolo di Santa Reparata dà al Giovanni da Subiaco nel 1228, che è un famosissimo domenicano arrivato qui con 12 frati del nuovo ordine di predicatori, il capitolo di Santa Reparata dà a questi frati non soltanto la chiesina di Santa Maria delle Vigne, ma anche una piazza. Che se ne fanno i frati domenicani di una piazza?
Tutti gli ordini religiosi mendicanti hanno bisogno di una piazza perché la loro attività principale è la predicazione. Quindi per predicare avevano bisogno di spazi in cui mettere le persone. E le piazze, come voi ricorderete, di fronte agli ordini alle chiese gestite da ordini medievali, le piazze sono sempre ampie. Pensate ai francescani con Piazza Santa Croce, Santa Maria Novella con i domenicani, pensate agli agostiniani, Santo Spirito, pensate ai carmelitani con Piazza del Carmine. Quindi tutte le grandi basiliche di frati che abbiano soprattutto come carisma il predicare, ecco che hanno bisogno di grandi piazze perché all'inizio le chiese sono piccolissime, le chiese verranno ampliate in un secondo tempo. Allora, il 20 dicembre del 1244 il podestà di Firenze cede lo spazio incolto accanto alla chiesina perché si aprisse una piazza e la cede a San Pietro Martire, Pietro da Verona, uno dei più grandi predicatori dell'ordine domenicano, e questa piazza diventerà non solo la piazza in cui il celebre predicatore predica, ma diventerà la piazza in cui il cardinal Latino nel 1279 cerca di mettere pace fra Guelfi e Ghibellini. In questa piazza ci saranno grandi festeggiamenti, ci sarà un profluvio di incensi, di tappeti, di tutto quello che può fare spettacolo, ma questa pace durerà molto. Viene messa la prima pietra di Santa Maria Novella, proprio con la benedizione del cardinale Latino. E davanti a questa nuova enorme chiesa nasce la grande piazza che tutti voi conoscete. La piazza che ospitava le folle che assistevano fuori dalle chiese alle predicazioni, ma assistevano anche alle sacre rappresentazioni che già allora si cominciavano a fare. E allora questa piazza di Santa Maria Intervineas, di Santa Maria tra le vigne, divenne la piazza vecchia di Santa Maria Novella. Quindi fino al 1800, anzi, fino agli anni 30 del Novecento, questa piazza si è chiamata Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, perché è la piazza su cui sorgeva, che stava di fronte a Santa Maria Intervineas, la chiesina da cui poi si sviluppò la nuova basilica. Questa è la piazza, come vedete dall'altra parte c'è il Palazzo dei Cerretani che ci riserverà delle sorprese, e qui c'è il famoso obelisco al centro della piazza, il birillo, come lo chiamavano i fiorentini dell'età dei miei nonni, che non lo hanno mai potuto digerire. Questa è la Piazza Vecchia di Santa Maria Novella con secondo la testimonianza di Fabio Borbottoni, e qui a destra, al posto del palazzo delle ferrovie, cioè il palazzo della regione, quel palazzo Cerretani, c'è invece un albergo, perché questa è sempre stata zona d'alberghi. Vi ricordo che fu aperta la stazione Maria Antonia alla metà dell'Ottocento, e quindi questo è sempre stato un luogo di passaggio. Ecco il palazzo che noi siamo abituati a considerare il Palazzo del Baglioni. Ma questo Palazzo del Baglioni, anche lui ci riserva delle sorprese. Perché? Perché questa inquadratura ha per obiettivo quello di farvi vedere questo angolo con cui il Palazzo del Baglioni entra in via del Melarancio. Tra parentesi, il melarancio era una coltivazione molto particolare di questi agrumi che
che prosperavano nel famoso paradiso dei Gaddi che arrivava da lì fino all'anno. Allora, questa parte è una parte molto interessante perché dal 1759 in quest'angolo della Piazza Vecchia c'era il teatro della Piazza Vecchia, cioè un teatro che era stato costruito dall'Accademia degli Arrischiati. Infatti, voi vedete qui lo stemma sul muro dell'Accademia degli Arrischiati, c'è un puttino che fa silenzio con il dito, voi vedete che sta manovrando una gabbia nella quale sta entrando un topolino e dentro c'è un pezzetto evidentemente di formaggio e tutto intorno c'è scritto chi non risica non rosica, che era il motto dell'Accademia degli Arrischiati. Io qui sono molto in imbarazzo perché nel lontano 4 dicembre del 2015, proprio in questa sala, ho fatto una conferenza sull'Hotel Baglioni e una conferenza sul teatro della Piazza Vecchia. Non mi voglio ripetere, però vi devo dire che questo teatro della Piazza Vecchia è stato un teatro importante nella storia di Firenze. Intanto ebbe da subito, dal 1759, un grandissimo successo. Perché? Perché era l'unico teatro fiorentino ad avere una piazza davanti. Pensate al Cocomero in via Ricasoli, non c'era spazio per fermare le carrozze. Pensate alla Pergola, peggio che andare di notte. Quindi questo era l'unico teatro in cui c'era uno spazio per poterci arrivare con tranquillità. Di dimensioni ridotte, la platea era 12,26 metri, larga 8,17 metri, il palcoscenico era profondo 7 metri, era largo 9,34 metri, aveva tre ordini di palchi per un totale di 39 palchi, più uno che sporgeva in platea al proscenio, e in tutto conteneva 800 spettatori. Però è un teatro che ha avuto una sua grande fama, soprattutto perché era il teatro in cui i gentiluomini di corte e le gentildonne di corte del Granduca recitavano. Per esempio qui recitarono il dramma intitolato La clemenza di Tito del Metastasio, con gli intermezzi in musica intitolati La serva padrona del Percolesi. Cantarono l'opera buffa La signora Vittoria Suarez Carducci, dama di corte, e il cavaliere di Malta Antonio degli Alessandri. E infine, in questa famosa serata del 1766, fu eseguito un ballo dai nobili. E a questa serata del 26 gennaio 1766 erano presenti i granduchi. Questo teatro fa molto furore finché ci sono dei momenti un po' di stanca, soprattutto un momento di scandalo quando una signora va a una recita a teatro con il suo amante, lei è incinta, si sente male, la Firenze dell'epoca era molto attenta a queste cose, quindi lo scandalo pesò molto sulla programmazione di questo teatro, che fu anche rifatto più di una volta perché la platea era in piedi e gli Arrischiati, non a caso si chiamavano così, perché a non stare attenti c'era il rischio proprio di cadere. Tra l'altro, in questo teatro della Piazza Vecchia ha recitato molto Stenterello e soprattutto lo Stenterello Amato Ricci. Non mi dilungo perché ho già dedicato un'altra conversazione alla storia del teatro fiorentino. Vi devo dire che nel 1848 al teatro della Piazza Vecchia debuttò proprio come Stenterello Raffaello Landini, che
si ispirava al modello del Ricci. Landini era un personaggio importante nella Firenze teatrale perché era il padre di Garibalda Landini, poi moglie di Andrea Niccoli, e quindi tutto torna con la Commedia fiorentina. Comunque sia, questo teatro poi fu dismesso e il teatro della Piazza Vecchia vide un declino piuttosto rapido e rimasta soltanto quel tondo con il puttino a dirci della sua esistenza, nonché tante storie registrate dai cronisti fiorentini. Questo stemma invece è lo stemma dei Principi di Lucedio. Molto spesso si dice lo stemma dei Baglioni, ma non è della famiglia Baglioni, è lo stemma dei Principi di Lucedio, che furono coloro che fecero costruire il palazzo dove adesso c'è l'albergo Baglioni. Dunque, questa è una foto di oltre metà Ottocento, nella quale è già stato fatto l'allargamento di questa strada che noi adesso chiamiamo Via dei Cerretani, ma che in realtà si chiamava Via degli Accenni, un'altra famiglia importante. E questo risanamento fu voluto dal Comune di Firenze nel 1861. In questo progetto di allargamento della strada si inserisce il principe di Lucedio, che di famiglia genovese, all'idea di costruire un palazzo all'angolo con la Piazza Vecchia di Santa Maria Novella. Questa famiglia di Lucedio, la famiglia Carenga di Lucedio, era una famiglia genovese risalente al 1200, ma erano originari di Tortona. E questo principe Andrea aveva sposato Giulia Bertolini, una nobile signora di Pisa, e quindi questo palazzo si chiamerà Palazzo Carrega Bertolini. Questo palazzo fu sede di questa famiglia quando la famiglia veniva a Firenze, e nel 1902 il principe decise di trasferirsi a Roma. Aveva conosciuto la famiglia Baglioni e fu lui a chiedere ai Baglioni di trasformare il palazzo in un albergo, anzi in un grand hotel. E il Baglioni apre il 12 d'agosto del 1903 con 64 camere, 106 letti e 18 bagni. Il Baglioni è un fiore all'occhiello di Firenze. Qui vedete un'altra fotografia, un'altra cartolina molto più recente, ovviamente, di quella precedente. Il Baglioni ha una storia molto importante che ho già tracciato, ma non posso non ricordarvi che nel Baglioni i partigiani della divisione potente, dopo l'11 agosto del 44, allestirono un'infermeria per i loro feriti, per i feriti in genere, e allestirono anche un tribunale speciale in una sala di questo albergo. Questo è il Baglioni durante l'alluvione, fu un disastro. Questa è la scala del Baglioni, lo scalone interno. Questa è la stanza del principe di Lucedio, il principe è quel signore che vedete ritratto nel grande quadro sopra il camino. Questo è ciò che si vede dalla terrazza del Baglioni, è uno dei punti panoramici più belli di Firenze, il Duomo lo si tocca, questa è la sala da pranzo e questo è l'Hotel Baglioni in tutto il suo splendore. Naturalmente vi salto tutti gli infiniti aneddoti che sono legati al Baglioni, per esempio io ci vado sempre molto volentieri su in terrazza. Perché? Perché in terrazza le bozze del Don Giovanni in Sicilia, Vitaliano Brancati le ha corrette proprio lassù, in un tavolino, stando lassù al Baglioni,
mentre la moglie recitava alla pergola, e la moglie era l'Anna Proclemer. Qui dentro ha dormito Giuseppe Verdi e il Baglioni in persona, il signor Baglioni in persona, gli ha anche regalato dei sigari. Questo è un buco nero di Firenze, è l'Hotel Majestic, che è stato costruito nel 1972 su un vecchio hotel, distruggendo un vecchio hotel dello stesso nome che era del 1926, e è stato chiuso nel 2009. È un edificio in abbandono totale che nel 2015 è stato acquistato da imprenditori per ristrutturarlo, però questi soci sono in disaccordo e tutto risulta bloccato. Io ho provato a chiedere, nessuno mi ha saputo dire niente. Questo albergo ha suscitato polemiche fin dal momento in cui è nato per queste soluzioni architettoniche assolutamente innovative, uso di vetrocemento, uso all'interno di una scala realizzata con gradini aerei agganciata ad un albero centrale, insomma, c'erano soluzioni anche esteticamente molto lontane da tutto ciò che lo circonda. E questo è il Birillo, come vi ho detto, l'obelisco che fu inaugurato nel 1882. Nel momento dell'inaugurazione dell'obelisco, la piazza cambiò nome, diventò Piazza dell'Unità Italiana. L'obelisco è un falso storico perché è stato fatto da un ingegnere, i fiorentini l'hanno sempre chiamato la voglia dell'obelisco, ma l'hanno rispettato perché? Perché è dedicato ai caduti e di tutti i caduti bisogna avere rispetto. Questo è il tabernacolo di via Sant'Antonino che è legato strettamente alla storia invece del palazzo Cerretani che sta di fronte. Perché? Perché bisogna ricollegarsi per questo tabernacolo in pietra del XVIII secolo con terracotta invetriata, la Madonna col bambino di Andrea della Robbia. Bisogna ricollegarsi a Cassandra Cerretani che nel 1749 sposò Alessandro Maria Capponi. Gli stemmi delle due famiglie sono unite, se voi andate a vederla, nella striscia di marmo che sta sotto il tondo della Madonna e del bambino. E questa antica famiglia patrizia dei Cerretani dal 1625 avevano acquistato questo palazzo della Piazza Vecchia. Il tabernacolo invece fu voluto appunto da questa signora in occasione delle sue nozze e Andrea della Robbia e chiaramente ha riutilizzato per il tabernacolo un medaglione, un tondo di Andrea della Robbia che la famiglia possedeva. Quindi, quando passerete da via Sant'Antonino, angolo Piazza dell'Unità Italiana, fermatevi a guardare un della Robbia che la signora Cassandra ha voluto regalare a tutti i fiorentini, sarebbe stato invece chiuso nelle sue stanze. Eccolo il palazzo del Cerretani, che in realtà è nato come palazzo dei Luca Alberti, poi passato alla vedova di Malatesta Baglioni, poi ai Federici, poi ai Della Scarpa e infine nel 1626 o nel 1648, le date sono incerte, passò ai Cerretani che avevano abitato invece tra via Zannetti e via dei Conti. C'è stato un più antico palazzo Cerretani che era in via dei Cerretani e che fu arretrato nel 1865.
Questo della Piazza Vecchia fu ingrandito dal senatore Giovanni Cerretani nel 600, mantenendo però carattere cinquecentesco, la loggia sulla facciata l'ha aggiunta lui e questo palazzo è in pratica rimasto come il Cerretani lo aveva voluto fino a che nel 1937, dopo essere passato alla famiglia Gondi, dopo essere passato ad Ubaldino Peruzzi che lo aveva acquistato come sindaco di Firenze per la società delle strade ferrate romane, questo è stato la sede della direzione delle ferrovie. Adesso appartiene alla Regione Toscana, c'è la biblioteca della Giunta e c'è la biblioteca dell'identità toscana. Ma quello che io vi invito a vedere è la sorpresa di questo palazzo. Questa è una stampa dell'Ottocento che ce ne dà l'immagine come era. Qui siamo nella parte interna, attraversato un androne, questa è la facciata interna perché dentro c'è questo. Nessuno penserebbe in Piazza dell'Unità Italiana che dietro quel muro ci fosse questo giardino, invece c'è. È un giardino molto ben curato, molto ben tenuto. Qui siamo in quell'androne di cui vi dicevo e qui voi vedete la lapide per i caduti delle ferrovie, i ferroviari morti durante il loro servizio. Questo è lo scalone che sale, questo è il primo piano, come vedete ancora è tutto molto curato, ma i Cerretani vollero soprattutto abbellirlo. Questa è la sala di rappresentanza o la galleria dove i Cerretani chiamarono il Cesari e chiamarono molti artisti famosi, soprattutto stuccatori, perché i loro stemmi risultassero più imponenti per narrare la gloria della loro famiglia. Eccole con gli alberi cerretani da Cerreto, Cerro. Questo è il soffitto di quella sala e questa, ecco, invece è la sala del Barbarossa. Perché sala del Barbarossa? Perché nella volta affrescata c'è questo incontro tra il Papa e Federico Barbarossa. Questo incontro fa parte delle storie di famiglia dei Cerretani. Il Papa era Alessandro III. Alessandro III era nato a Cerreto e i Cerretani lo inserirono nella loro famiglia. Nel 1177 si era incontrato a Venezia con Federico Barbarossa e qui voi vedete il Barbarossa che quasi si inchina di fronte al Papa. Fu il canonico Agostino Cerretani a suggerire al pittore, il pittore è Vincenzo Meucci, un pittore importante del Seicento fiorentino, di affrescare la volta con questo episodio. Il palazzo ne ha viste di tutti i colori, mantiene ancora la sua allure molto imponente all'esterno, ma è soprattutto l'interno a strabiliare e a sbalordire. Ecco il solito obelisco. E vi devo dire un'ultima cosa, che in piazza della nostra Piazza dell'Unità Italiana, in Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, quando arrivarono i francesi fu messa la ghigliottina, ma non funzionò mai. I francesi misero l'albero della libertà in Piazza della Signoria e la ghigliottina in piazza della nostra Piazza dell'Unità Italiana. Ma le cronache ci dicono che la vedova, come chiamavano la ghigliottina, rimase inoperosa. Qui noi abbiamo Via degli Avelli che collega Piazza dell'Unità Italiana con Piazza Santa Maria Novella. In fiorentino, quando uno non ha tanta dimestichezza con l'acqua e il sapone, si usa dire tu puzzi come un avello. E in realtà gli avelli puzzavano davvero. Voi immaginate che questa strada adesso è stata allargata, ma era molto stretta
Le case dalla parte sinistra erano molto vicine agli Avelli, i quali non sempre erano chiusi bene. Anche questa strada è stata allargata nel 1867. E, su questi Avelli, voi vedete, c'è un triplo stemma. A destra e a sinistra lo stemma della famiglia che viene ripetuto o uguale oppure affrontato, e al centro la croce del popolo di Firenze. So che in via degli Avelli c'è anche lo stemma della famiglia Mannelli a cui appartiene il presidente dell'Affratellamento. Questa strada quindi è la strada di raccordo con Santa Maria Novella. Anche qui non parlo di Santa Maria Novella perché ne ho parlato fino alla nausea. La chiesa fu finita nel 1348. La cosa splendida qui è la facciata di Leon Battista Alberti. Guardiamoci Santa Maria Novella nella pianta del Bonsignore. Qui siamo alla fine del Cinquecento. E questa è invece la piazza così come ce la restituisce un pittore dell'Ottocento che non credo sia il Borbottoni, perché non mi sembra di ritrovare le linee del Borbottoni. Qui a sinistra voi vedete il loggiato dell'ospedale di San Paolo, il Museo del Novecento. Ecco, questa è la nuova sistemazione della piazza. Voi vedete con le attuali panchine, le panche. E questa sistemazione della piazza, ricorderete che anticamente c'era una vasca al centro, c'erano delle aiuole rotonde, qui invece tutto è molto più mosso e movimentato. Quelle panche soprattutto sono state oggetto di una grossa polemica scoppiata nel 2010 e chiaramente chi la fece scoppiare fu Sgarbi, il quale Sgarbi definì questo restauro di Piazza Santa Maria Novella a Firenze qualcosa di immondo. Non solo, ma non pronunciò mai il nome, ovviamente, dell'architetto che aveva restaurato tutto questo, Maurizio Barabesi, ma una denuncia se la beccò lo stesso, e infatti c'è stato anche addirittura un processo. Sgarbi diceva intanto che quella pavimentazione era incongrua, che quelle panchine in vetro, legno e acciaio erano dei sigari. E soprattutto, siccome lui l'aveva sperimentata, diceva che d'estate, nella stagione estiva, quel surriscaldamento dell'acciaio non rendeva gradevole il sedersi su quelle panchine. Le panchine però hanno una loro ragion d'essere, perché nella fascia in basso della panca noi troviamo quello che è il motto, uno dei motti del De Architectura di Leon Battista Alberti, il quale dice che il tempio deve intrattenere piacevolmente l'animo. Quindi il discorso dell'architettura come qualche cosa che intrattiene l'animo, questa scritta è rivolta verso la facciata di Santa Maria Novella, e Alberti prosegue e riempirlo di gioiosa meraviglia. Dall'altra parte, su questa panchina, è il latino originale di Leon Battista Alberti. Il tutto proviene dal Tractatus de Architectura. Quindi queste panchine hanno, questa panca ha una sua ragion d'essere, nel senso che è un modo per invogliare le persone a guardare la facciata di Santa Maria Novella.
Magari un giorno farò una conversazione proprio sulla lettura della facciata, perché ci vuole un'ora e mezzo solo per spiegare la facciata. Tali e tanti sono i temi che Leon Battista, mette in campo. E qui ho voluto mettere in rilievo due cose. Intanto, il Sol Invictus, voi sapete che il sole è il simbolo del rione di Santa Maria Novella, la famiglia Rucellai, cioè gli oricellari di cui Leon Battista Alberti nel frontone della chiesa fa esplicitamente il nome. Questo è il sole, il Sol Invictus, il sole che rappresenta Cristo, e per come dire, con una, secondo me, molto fine contrapposizione, queste tartarughe sono del Giambologna, del vecchio Giambologna, e sorreggono la parte alta dell'obelisco, la tartaruga è un animale ctonio, che vive nel buio, vive per 6 mesi in letargo, sottoterra, quindi è una piazza carica di simboli, se voi volete. Bene, dalla parte sinistra della piazza voi vedete una serie di palazzi, i palazzi di Piazza Santa Maria Novella. E questo primo palazzo è il palazzo di Luca Pitti. Palazzo di Luca Pitti, prima che Luca Pitti, che aveva commissionato l'enorme costruzione in Piazza Pitti, andasse ad abitare proprio in quella reggia che poi diventerà appunto sede dei Granduchi Medici e Lorenesi e Asburgo-Lorena, e poi diventerà reggia con il re d'Italia quando il re d'Italia veniva a Firenze. Questo è il palazzo Pitti, ma lo potete trovare anche, scusatemi, la casa Pitti, ma la potete trovare anche come casa Pitti Broccardi. E qui abbiamo una targa che ricorda come da quel balcone si sia affacciato Giuseppe Garibaldi. Da questa casa Giuseppe Garibaldi, soldato costante dell'Italia e dell'umanità, il 22 ottobre 1867 al popolo plaudente indirizzava le memorabili parole "O Roma o morte", preludiando la spedizione di Mentana che restituiva all'Italia, la sua capitale, all'umanità il libero esame. Questa lapide a eterna memoria posero i garibaldini toscani oggi 2 luglio 1882. I poveri garibaldini toscani, come molti partecipanti al Risorgimento, furono costretti ad ingoiarsi sì la Roma capitale, ma soprattutto il fatto che l'unità d'Italia era avvenuta sotto i Savoia, cioè sotto un re, e non con la Repubblica come gli ideali del Risorgimento avrebbero voluto. Qui invece noi abbiamo la targa in alto, il cartiglio in alto con lo stemma di famiglia per Luca Pitti. Ora, Luca Pitti nell'immaginario dei fiorentini è un personaggio straordinario. Io mi ricordo bambina, me ne ricordo solo due versi. C'era una lunga filastrocca che raccontava la storia di Luca Pitti. Luca Pitti iniziò con due fiorini e mise insieme un sacco di quattrini. La filastrocca iniziava così: si partiva con Luca Pitti con due fiorini che faceva il mercante, faceva quello, faceva quell'altro, e poi stanze piene d'oro, d'argento, eccetera, eccetera, fino a costruirsi il Palazzo Pitti. Ora qui sono scritte cose molto più serie. In questa lapide, della quale vi do una traduzione abbastanza stringata, si fa riferimento agli stemmi con i quali che Luca Pitti questi stemmi li ebbe in dono quando
fu per 3 volte prefetto della città di Firenze e per decreto pubblico ebbe in dono la dignità di cavaliere. Questi stemmi adornavano la sua precedente casa, quella che una volta era la sua casa, cioè la casa di Palazzo Pitti, e ora diventata casa di re. E qui c'è un Ascanio Francesco, figlio di Giovanni, nipote del senatore Andrea Pitti, che ha fatto trasferire quegli stemmi dal Palazzo Pitti in questa casa di Santa Maria Novella, perché non vada perduta la memoria di un uomo pio e di un uomo così grande. Il tutto risale all'anno 1776. Quindi casa Pitti. Poi noi abbiamo la casa Baccani. Qui abbiamo un altro palazzotto con lo stemma e sotto il terrazzo questa iscrizione dedicata a Gaetano Baccani. Gaetano Baccani è un personaggio importante della Firenze antica, perché Gaetano Baccani, c'è scritto qui, cavaliere dell'Ordine Toscano del Merito, architetto dell'opera di Santa Maria del Fiore, che a conservare i patri monumenti o ad abbellire di nuovi edifici Firenze pose felicemente l'ingegno, ebbe questa memoria nella casa ove abitò e morì di anni 75, il 18 di giugno del 1867, per decreto del comune, quando la facciata del Duomo, composta da chi gli fu nell'arte alunno, con nazionale festeggiamento si inaugurava. Questa è una di quelle epigrafi che non solo vanno sapute scrivere, vanno sapute leggere, perché il lapicida non ha messo la virgola tra qui morì e per decreto del comune, e quindi sembra che il disgraziato sia morto per decreto del comune. E inoltre una indicazione molto interessante, che questo signore, questo architetto Gaetano Baccani, è morto mentre si inaugurava la facciata del Duomo fatta da chi gli fu nell'arte alunno, il De Fabris. Quindi qui c'è un pochino anche di polemica. Perché? Perché questa lapide è evidentemente fatta da chi avrebbe sostenuto la candidatura del Baccani per fare la facciata del Duomo. E invece l'inaugurazione, con tanto di Regina Margherita vestita di viola, fu un momento di trionfo per il De Fabris. Questo è il Grand Hotel Minerva, che ve l'ho messo solamente per un motivo, per questa lapide di Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, poeta americano, nelle lingue neolatine maestro, traduttore della Divina Commedia. Tra le fiorentine dimore ebbe questa nella piazza che fu detta la Mecca degli stranieri, perché in piazza Santa Maria Novella, se voi andate a guardare, ci sono stati tutti, ci hanno abitato tutti, soprattutto gli stranieri, soprattutto gli inglesi, soprattutto le vecchie inglesi della colonia fiorentina. La Francis Alexander, per esempio, stava di casa in piazza Santa Maria Novella. Questa sul tetto dell'Hotel Minerva è la piscina, però la cosa bella è il panorama, guardate il Duomo. E poi questi sono i chiostri di Santa Maria Novella, visti dalla terrazza dell'Hotel Minerva. E qui vedete il chiostro grande in fondo con i cipressi a sinistra, e poi c'è il chiostro dei morti. Insomma, ci sono tutti i chiostri, voi potete vedere la planimetria di Santa Maria Novella. E qui, sempre dalla terrazza dell'albergo, la cupola delle Cappelle Medicee e questa sistemazione della piazza, che a me non sembra in realtà male, che ne dica Sgarbi.
Ecco, ancora il Duomo, e qui non mi sono accorta, come diceva giustamente Matteo, l'anonimo siracusano qui a fianco a me, non mi sono accorta che il campanile di Giotto è una specie di gnomone che proietta la sua ombra sulla cupola. L'ho visto soltanto a casa, lì per lì non ci ho fatto caso. Non so, forse non l'avrei fatta e forse avrei fatto male. L'ultimo monumento che noi guardiamo di Piazza Santa Maria Novella è l'ospedale di San Paolo. L'ospedale di San Paolo, le Leopoldine, ex Museo Alinari della Fotografia, adesso Museo del Novecento. Questo è un edificio assolutamente importante perché nasce come ospizio per pellegrini nel 1202 o nel 1211. Attenzione però, nasce come ospizio per pellegrini, questa è la parte tergale, non c'è ancora la loggia, il loggiato. Questa è la parte di dietro perché l'ospizio si apre, ha il suo portone principale in quello che allora si chiamava Borgo San Paolo, cioè via Palazzuolo. E tutta questa parte della città è legata alla idea di San Paolo, perché lì vicino c'è anche la chiesa di San Paolino, in piazza San Paolino, dei padri carmelitani. E via Palazzolo si chiamava Borgo San Paolo. Quindi fuori dalle mura c'era questa venerazione per Paolo. Questo ospedale per pellegrini poi divenne un ospedale vero e proprio, ospedale per pellegrini vuol dire ospizio, mentre poi divenne un ospedale vero e proprio nel 1345 per curare gli infermi e naturalmente arrivarono subito in questa struttura i francescani. Sono i francescani infatti ad occuparsi di questa struttura e qui noi abbiamo nei tondi del loggiato, nei tondi del loggiato esterni al loggiato, ci sono queste opere di Andrea della Robbia con le opere di misericordia di Cristo. Qui è Gesù che risana il lebbroso. Questo è il busto di Ferdinando I dei Medici, che nel 1592 istituì in questo ospedale il primo ospedale per convalescenti della storia fiorentina, cioè invece che essere mandati a casa, i convalescenti, dove magari a casa non avrebbero avuto cure, i convalescenti venivano mandati qui e qui recuperavano la salute per poter riprendere il loro lavoro e tornare alle loro occupazioni. È un altro dei fiori all'occhiello della carità fiorentina, ripeto, 1592. E fece anche il buon Granduca dotare questo ospedale di un orto soleggiato per le ore ricreative, perché le persone potessero essere al sole. Questo è ciò che ci racconta la storia del Granduca, del Granduca, Ferdinando I dei Medici. Qui sotto il busto, io ho scritto, trovo scritto Ferdinando Medici, MDA Magnus Dux Etrurie III. Non mi sono mai spiegata il motivo perché ci sia il busto di Ferdinando III sopra questo ospedale, che è un fiore all'occhiello voluto come ospedale dei convalescenti da Ferdinando I. Può darsi che Ferdinando III abbia fatto restaurare il tutto. San Francesco,
Perché San Francesco? Perché questo ospedale, oltre ad essere gestito dai francescani, secondo la tradizione fiorentina, voi qui vedete il loggiato dalla parte verso Via dei Fossi e dalla parte opposta, la tradizione fiorentina vuole che in questo ospedale, di cui qui voi trovate un personaggio importante della storia, perché questo è lo spedalingo dell'ospedale di San Paolo dall'anno 1451 all'anno 1494. È l'ospedalingo Benini che ebbe una parte importante nel prosperare di questa struttura. Dicevo che la tradizione fiorentina vuole che qui si siano incontrati San Francesco e San Domenico. È una leggenda, è probabile, ma non è assolutamente sicuro. È una leggenda, così come è una leggenda quella dell'incontro, che la collina dell'incontro si chiamasse l'incontro perché lì si incontrarono San Francesco e San Domenico. E San Francesco, tutto stracciato, coi piedi sporchi, camminava e saliva faticosamente da una parte, e dall'altra parte San Domenico, bello, elegante, vestito di bianco, tutto risplendente, saliva dall'altra. Si videro quasi sulla sommità. San Domenico pensò dentro di sé: tu sarai anche un gran santo. San Domenico di Guzman, spagnolo, parlava in fiorentino e pensava in fiorentino, vero, secondo la tradizione della nostra città. Tu sarai un gran santo, ma tu sei tanto brutto, pensò San Domenico di San Francesco. San Francesco, arrivata a tiro di San Domenico, gli lo guardò e gli disse: beato te che tu sei tanto bello. Come dire che il santo francescano aveva letto nel pensiero dell'altro santo. Comunque, bando alle ciance, qui è l'incontro di due degli ordini principali che operavano a Firenze, i francescani in Santa Croce e i domenicani in Santa Maria Novella. I due si sono davvero incontrati a Firenze, però non sappiamo dove, e questo è invece il loro abbraccio sotto il loggiato dell'ospedale di San Paolo, loggiato che evidentemente, quando ci fu un restyling di tutto l'edificio, fece sì che questa diventasse, dalla parte tergale, la parte principale, la facciata dell'intera costruzione. Dal loggiato ci vengono anche altre memorie. Perché? Perché noi sappiamo che durante i rastrellamenti degli ebrei, tutti gli ebrei arrestati venivano portati in alcune stanze di questa struttura, e quindi da queste aule, numerati, rinchiusi in vagoni bestiami, centinaia di detenuti politici partirono per la Germania nel marzo 1944, quindi non solo ebrei, ma anche persone che erano incappate nella rete nazista e nella rete fascista. Consegnati alla barbarie nazista, avviati al martirio, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, pochi tornarono. 30 anni dopo, Firenze, medaglia d'oro della Resistenza, non ha dimenticato. Ai più giovani e a quelli che verranno ricorda il loro sacrificio perché libertà, indipendenza, giustizia siano certezza per l'avvenire. Questo è 30 anni dopo il 44. Questo invece è del 2009, l'8 marzo, a ricordo della deportazione dei toscani nei lager nazisti. Il patto di fratellanza fa Firenze e Mauthausen, esprime la volontà di pace quale impegno di solidarietà e amicizia per le nuove generazioni. Quindi
il gemellaggio, cioè il patto di fratellanza fra Firenze e Mauthausen, in nome di tutti coloro che in quel lager sono morti. Questo è il cortile dell'ospedale di San Paolo. Tra parentesi, queste negli anni 50 del Novecento erano le scuole leopoldine. Io ho fatto le elementari in questa struttura e vedere lo scorrere della luce dalla finestra sulla facciata di Leon Battista Alberti era uno spettacolo. Questo è l'ospedale di San Paolo, che come vedete nella pianta del Bonsignori, che come vedete aveva un enorme orto. Internamente proprio quell'orto voluto dal grande Duca Ferdinando perché i convalescenti prendessero aria. E qui noi siamo a due elementi importanti della piazza Santa Maria Novella. In parte ve ne ho accennato, ma i due elementi importanti sono i due obelischi. Questi due obelischi sono cinquecenteschi, sono creati in marmo di Seravezza, furono presi dalla cava questi marmi nel 1570 e lavorati a cura di Bartolommeo Ammannati. Dopodiché furono messi in opera nel 1608 in occasione del matrimonio di Cosimo II con Margherita d'Austria. Sostituivano due mete, chiamiamole così, di legno che erano stati alzati dopo il 1563 per la tradizionale corsa dei cocchi. Un attimo solo, poi riprendiamo questo argomento. Le tartarughe che sorreggono i due obelischi sono in bronzo, sono del vecchio Giambologna, risalgono al 1608 e alla fine del Settecento fu fatto un restauro con la sostituzione dei basamenti del Seicento con basamenti in marmo rosso. Questo, ecco, sono stati tutti restaurati negli anni 60. I precedenti erano in marmo di Seravezza, questo è un marmo rosso che non è di Seravezza. E i gigli dorati in cima agli obelischi sono stati messi nell'Ottocento. Perché questa piazza è una piazza molto particolare? Per il fatto che si comincia subito nel 300 con le grandi folle che assistono non solo alle prediche dei domenicani, ma alle sacre rappresentazioni dei domenicani. E poi questa piazza fin dall'inizio è stata considerata dal Granduca Cosimo I come una piazza nella quale si dovessero fare giochi, feste. Soprattutto Cosimo I volle che questa piazza diventasse la piazza delle corse dei cocchi. Questo è una idea che Cosimo I aveva. A Cosimo I venne probabilmente dopo aver sposato Eleonora di Toledo. Dopo aver sposato Eleonora di Toledo cominciò a pensarla un po' alla spagnola, a fare le cose in grande stile, cappellone degli spagnoli proprio qui in Santa Maria Novella. E un'altra cosa che ossessionava Cosimo I era la grandezza di Roma. E lui allora che cosa volle riprodurre della grandezza di Roma? La corsa dei cocchi, carri a quattro ruote trainati da due cavalli e con l'auriga in piedi, vestito da antico romano. Fu Cosimo I a volere nel 1563 che alla vigilia della festa di San Giovanni si corresse il palio dei cocchi.
Gli aurighi erano vestiti, ogni cocchio era vestito di un colore particolare che riproduceva il colore dei quattro quartieri cittadini: il verde di San Giovanni, il rosso di Santa Maria Novella, l'azzurro di Santa Croce e il bianco. Allora non era tanto Santo Spirito quanto Sanfrediano. E questi cocchi facevano tre giri della piazza e vinceva chi per primo ritornava alla meta di partenza, girando intorno agli obelischi, ovviamente, chi per primo arrivava alla meta di partenza dopo aver fatto tre giri completi dell'ellisse della piazza. Qui Piazza Santa Maria Novella, c'è un bellissimo tabernacolo all'angolo con Via della Scala. Questa è la Madonna, è una Madonna di Francesco Fiorentino, che sarebbe un pittore che fu molto, che ebbe molta fortuna nella Firenze del 600. Questo tabernacolo è un tabernacolo che vi fa vedere come purtroppo, ecco, si siano ridotte certe pitture che avrebbero avuto bisogno di una maggiore attenzione. E questo tabernacolo è stato molto studiato ed è appunto attribuito a questo Francesco Fiorentino, che ebbe una grande fama anche per queste sue raffigurazioni pittoriche che stavano nelle strade. Voi vedete che questo è uno di quei tabernacoli con la mensa, cioè con la possibilità di dire messa, ed erano i tabernacoli che per la peste erano più, come dire, prendevano il posto delle chiese perché si potesse pregare avendo un contagio minore stando all'aperto. Questa è un'antichissima fotografia di Piazza Santa Maria Novella. Santa Maria Novella è stata anche la piazza dei tram, il tram che andava verso Porta Romana. Partiva di qui, e questa è una antichissima fotografia dei primi del Novecento con il calcio storico giocato in Santa Maria Novella. Queste erano le tende, cioè i padiglioni del calcio storico. Lo guardo girandomi perché lo vedo meglio lì sul display che non nel mio computer, e questo vi fa pensare che questa era una piazza dei giochi, era la piazza delle corse. Oh, io sono nata nella parte destra di Via Faenza, quindi sono nata rossa, perché la parte destra di Via Faenza è in Santa Maria Novella, e il confine fra i due rioni passa proprio attraverso quella strada. Chi sta in Santa Maria, in Via Faenza, al numero 2, cioè nei numeri pari, è del rione di San Giovanni. Quindi io sono nata rossa in una famiglia completamente verde, ho sempre fatto il tifo per i rossi. Tra parentesi, il calcio storico è bellissimo se giocato bene. Quello che viene giocato adesso è una schifezza, mi permetto di dire così, perché si apre con una scazzottata a palla ferma che non ha senso, mentre è un arpasto, cioè una palla rubata. È una palla alla mano veloce da giocarsi in velocità e da, come dire, e tale da essere veramente coinvolgente. Questi sono i rossi di Santa Maria Novella. Io ho avuto la fortuna di poter giocare nei rossi di Santa Maria Novella, Cimitero e Armadio. Non so i nomi di quei due signori, ma
erano un duo di calcianti favolosi. Ho visto giocare bambino nei bianchi di Santo Spirito e devo dire che ho avuto la fortuna di vedere il calcio storico giocato bene, il vero calcio storico. Ripeto, quello di oggi con la scazzottata iniziale non ha assolutamente senso. Detto questo, la bandiera di combattimento del rione di Santa Maria Novella è il sole, quello stesso Sole Invictus che sta sulla facciata della basilica. Ed eccole, eccola la corsa dei cocchi, qui siamo con lo Zocchi, siamo nel Settecento. Questi invece sono tutti i grandi festeggiamenti, c'è un padiglione in piazza Santa Maria Novella, ci sono delle recinti, ci sono delle scenografie. Queste sono le nozze della granduchessa Maria Teresa di Asburgo-Lorena con Carlo Alberto, perché la figlia del Granduca di Toscana sposò il futuro re Carlo Alberto e per le loro nozze negli anni 30, se non sbaglio, dell'Ottocento, la piazza divenne ancora una volta luogo di divertimenti, di il 30 me lo ricordavo, ma è il 30 settembre 1817, nozze in Santa Maria del Fiore, arciduchessa Maria Teresa con Carlo Alberto. Quindi cocchi e feste, feste e calcio storico. Eccola, l'ultima volta, anno domini 1937, credo che questa fotografia si riferisca a quell'evento, ecco qui la corsa dei cocchi in Santa Maria Novella. Ma perché i cocchi giravano in Santa Maria Novella? Ma perché proprio qui gli obelischi che facevano da meta? Ma perché proprio qui? Il discorso interessante è che la città ha una sua memoria storica e la città non dimentica mai quello che per lungo tempo è stato fatto in un luogo. Voi tutti conoscete la Croce al Trebbio. La Croce al Trebbio qui la vedete nella pianta del Buon Signore. La Croce al Trebbio è il trivio fra Via del Moro, Via delle Belle Donne, è quella famosa croce che si trova appunto dietro Piazza Santa Maria Novella. Voi qui la vedete meglio, eccola. Memorizzate una cosa per favore. La casa dietro la Croce al Trebbio è in curva ed è in curva anche la casa qui lateralmente a destra, vicino alla Croce al Trebbio. Guardiamo ancora questa croce, qui non ha più il rivestimento ligneo perché era stato fatto restaurare, una croce antichissima che è stata messa sul trivio. Voi sapete che il trivio fin dall'antichità romana è un posto nel quale bisogna stare molto attenti perché può essere un posto pericoloso, un trivio, laddove tre strade si incontrano. Greci e romani ci mettevano il simulacro della dea Ecate, che era la dea degli incantesimi, degli incroci, degli spettri, associata ai cicli lunari e doveva proteggere i viandanti. Questa colonna che sta appunto dove si incrociano Via delle Belle Donne, Via del Moro e Via del Trebbio
Ecco, questa colonna prende il nome proprio da trivium. Trebbio è l'esito di trivium. E secondo la tradizione segna il luogo dello scontro avvenuto nel 1245 fra eretici e cattolici, questi ultimi guidati da quel famoso padre Pietro da Verona, il predicatore domenicano al quale era stata data dal capitolo di Santa Reparata, era stata data la chiesina, la piazza di Santa Maria fra le vigne. Questa lotta, questo scontro del 1245 si risolse con la vittoria degli ortodossi e la colonna costituisce il ricordo di quell'evento. Tutti gli storici fiorentini però sono convinti, e sono convinta anch'io, che la croce al Trebbio sia più antica. Bargellini diceva che preesisteva alle lotte religiose e sottolineava che questa colonna, guardiamocela meglio anche col tempietto ligneo in cima, ecco che questa colonna era una colonna di stile romanico, sopra i simboli degli evangelisti nel capitello. C'è la croce di marmo coperta da un piccolo padiglione di legno e c'era anche un'iscrizione latina, ormai illeggibile, che ricordava come il monumento fosse stato voluto da Sant'Ambrogio e da San Zanobi al momento in cui il vescovo di Milano venne a Firenze a consacrare Sant'Ambrogio. Qui richiamiamo in piena leggenda, perché è dato scientifico che San Zanobi e Sant'Ambrogio non si sono mai incontrati, che San Zanobi divenne vescovo di Firenze quando ormai Sant'Ambrogio se ne era tornato a Milano e forse anche era morto. Comunque, dopo un restauro nel 1338, i cronisti fiorentini ci dicono che alla base della colonna sarebbe stata inserita la figura del padre Pietro da Verona. Alla base della colonna, fino all'altezza degli anni 60, c'era un sedile cinquecentesco. E questo sedile cinquecentesco, che adesso mi pare sia stato tolto, era formato da un capitello romanico rovesciato. Allora, queste case sono in curva. Queste case sono in curva e noi abbiamo la necessità di considerare alcune cose. Che Firenze sotto Diocleziano era sede del Correptor Italiae, cioè del governatore delle due regioni Tuscia e Umbria che costituivano l'Italia centrale. Ogni sede di governatore era considerata una sorta di capitale, sia pure in piccolo, perché Firenze non era una città grandissima. Comunque, ogni città sede di governatore doveva avere un anfiteatro, e noi l'anfiteatro ce l'abbiamo, Piazza Peruzzi, le case in curva, Via Torta, l'anfiteatro di Firenze. Doveva avere il teatro, e il teatro Firenze ce l'aveva sotto Palazzo Vecchio, lo vediamo tranquillamente, e doveva anche avere l'ippodromo, doveva avere il circo massimo come quello di Roma. Nel 305 Diocleziano andò a Roma con Massimiano per celebrare il trionfo. In questa occasione furono fatte delle largizioni alle città principali. Con ogni probabilità
Allora Florenzia, grazie a quei soldi, andò a completarsi il, a completare il, la serie di monumenti che l'avrebbero resa una capitale. Il Campidoglio c'era, il teatro c'era, l'anfiteatro c'era, ma mancava il Circo Massimo. E allora, signori, eccolo il Circo Massimo, con un'estensione che va, la meta in basso, vicina a Piazza Santa Maria Novella, sarebbe la Croce al Trebbio. Le case curve sarebbero le case della curva di partenza dalla Croce al Trebbio, poi tutta l'estensione dell'anfiteatro fino a Piazza dell'Unità Italiana e, guarda caso, forse il tanto vituperato Birillo sorge laddove c'era la meta del circo. Io di questo non sono sicura, però mi sembra ragionevole pensare che vicino a Piazza Santa Maria Novella, da sempre la piazza dei giochi, la piazza delle corse, la piazza delle corse coi cocchi, ci fosse questa struttura. Che cosa me lo fanno pensare? Me lo fanno pensare quelle case curve, me lo fa pensare il fatto che nella memoria della città Piazza Santa Maria Novella è sempre stata questa piazza con i due obelischi intorno al quale i cocchi giravano. Ma c'è anche di più. C'è anche di più perché la più antica menzione dell'esistenza di un circo a Firenze viene da Coluccio Salutati, cancelliere della Repubblica Fiorentina, che nel 1375 scrisse una lettera al vicentino Antonio Luschi, il quale gli aveva mandato a sua volta una missiva nella quale il Luschi dubitava delle origini romane di Firenze. E il Coluccio Salutati gli risponde dicendogli che non solo che Firenze è una città romana che si chiamava Florenzia, ma che aveva il Campidoglio, ma che aveva il teatro, l'anfiteatro e persino il circo. E fa di più Vincenzo Borghini nel 1569, che identifica il circo, dice lui, dove oggi è la Croce al Trebbio, non solo per la forma rotonda, la quale hanno anche le case dell'anfiteatro, ma per alcune vestigia trovate sotterra in diverse occasioni che si riconoscono per proprie di quella fabbrica. Quindi Vincenzo Borghini ci dice esplicitamente che, lo dice nel 1569, che dove c'è adesso la Croce al Trebbio c'era l'anfiteatro. Gli archeologi sono incerti, gli archeologi ancora non hanno detto esplicitamente sì, il teatro è lì, scusatemi, l'anfiteatro è lì. Ma io credo che con queste testimonianze, con quello che si può ricavare andando a visitare il luogo, case in curva, laddove c'è una curva, c'è sempre un anfiteatro, c'è sempre un circo. Questo è una qualche cosa da non dimenticare mai. E comunque la città è come gli elefanti, eh? La città ha sempre buona memoria. Quindi tutte le volte che passerete d'ora in poi da Santa Maria Novella e da Piazza dell'Unità Italiana saprete che lì si è consumata molta parte della storia di Firenze, che la gente si è spesso recata a divertirsi in quella zona. Ripeto, era all'epoca assolutamente tutto fuori dalle mura, perché le mura in parte est
erano all'altezza di Santa Maria Maggiore, la testina della Berta ce lo sta a dimostrare. Quindi, perché no? Un anfiteatro tra la Croce al Trebbio e Piazza dell'Unità Italiana potrebbe essere un qualche cosa di assolutamente sostenibile. Grazie.